Le giornate di Mosca sono l'esemplificazione del marketing territoriale, ovvero noi promuoviamo la città di Genova all'estero cercando di attrarre investimenti, turisti e l'interesse diciamo generale sulla nostra città. Avremo tantissime iniziative in programma, iniziative culturali, di scambio di conoscenza, di know-how, incontri tra aziende e anche incontri musicali e culturali. Il più importante di questi è venerdì, è il concerto del maestro Spivakov al Carlo Felice. Ovviamente la cittadinanza è invitata e si possono trovare tutte le informazioni sul sito della GOG e sul sito del Carlo Felice. Genova piace ai russi e queste iniziative, che comprendono momenti sportivi, momenti culturali, ma anche momenti dedicati alle aziende con incontri B2B, contribuiranno a far conoscere ancora di più la nostra città al potenziale pubblico russo. Sì, è vero, Genova piace, abbiamo dei buoni numeri che raccontano di quanto è cresciuto anche il turismo nel 2017, solo nel 2017 è cresciuto di oltre il 20% il turismo russo a Genova, per un totale di 40.000 presenze fino a luglio, e sono ovviamente numeri destinati a crescere. Gli incontri B2B sì, sono incontri tra aziende, quindi tra aziende italiane e aziende russe, che avranno modo di scambiare magari progetti, di fare joint ventures, che sono appunto quando due aziende si uniscono in un progetto commerciale o industriale insieme, e tante altre occasioni.